quanti o benvenuti a tutti i nuovi iscritti amici profumati innanzitutto volevo iniziare questo video ringraziando tutte quante le persone che si sono unite a questo mio progetto olfattivo negli ultimi eh, giorni insomma perché siamo appena arrivati ai 3500 iscritti e quindi grazie davvero per sostenermi ogni giorno sempre e comunque in maniera gratuita se non sei ancora iscritto o iscritta mi raccomando premi il bottone iscriviti qui sotto perché è una cosa totalmente gratuita come avrete visto dall'introduzione di questo video oggi andiamo a parlare di uno di quei brand che io considero più artistici nel mondo della profumeria uno dei più artistici tra i tanti che esistono nella profumeria artistica e soprattutto uno di quei brand italiani che secondo me davvero si distingue per il suo modo di creare le fragranze e per il significato le storie e le emozioni che ci sono dietro quindi molto personalmente vi dico che questo questo è uno dei miei brand artistici attualmente preferiti. Stiamo parlando di un artista come Filippo Sorcinelli e del suo brand che riporta appunto il suo nome. In questo caso andiamo a parlare della dodicesima fragranza della collezione forse più famosa di Filippo, ovvero della collezione Unum. Questa fragranza, come tutte le fragranze di Filippo Sorcinelli, sicuramente racchiude un significato molto particolare e emozionante dietro a questo profumo. Eh, diciamo che questa. Fragranza in particolare vuole rappresentare una delle nostre emozioni più profonde, ovvero la paura, ma più che rappresentare la paura in sé, vuole rappresentare anche il coraggio di affrontarla e l'atto di affrontarla, cosa che ogni uomo o donna deve fare nella propria vita, quindi affrontare le proprie paure. Affrontare l'emozione della paura, sicuramente c'è una bellissima storia dietro in cui troviamo anche dei riferimenti evangelici anche nel nome, nel giorno, nell'ora, ma per questo io vi rimando chiaramente al sito di Filippo Sorcinelli da cui ho preso chiaramente anche il video che vedete, che avete visto nel, nell'introduzione di, di questo video appunto. Allora partiamo subito dal farvi vedere un pochino il packaging della fragranza con questo video che vi metto in sovrimpressione. È una fragranza che già dal packaging fa capire che c'è molto dietro un packaging sicuramente fuori dall'ordinario in pieno stile di questo brand ve lo dico quindi è, un, è una cosa un po' spiazzante quello di dover tagliare addirittura manualmente con delle forbici che ci vengono appunto eh, date all'interno della confezione il packaging di questa fragranza infatti abbiamo questa guaina che Racchiude l'intero profumo. E noi dobbiamo andare materialmente a tagliarla con queste forbici. Atto che non è facile perché queste forbici sono volutamente forse piccole e quindi anche un po' scomode. Quindi eh, proprio per. Proprio per andare a rappresentare anche magari le difficoltà che noi possiamo incontrare per affrontare le nostre paure. Ma con il tempo, con la pazienza, con la forza di volontà, possiamo raggiungere il nostro obiettivo. In questo profumo di cui già eh, vi ho descritto il packaging, lo vediamo anche qui, so, qui nella, nella mia mano, packaging molto particolare, ve lo dico, è un packaging che può piacere, può non piacere, chiaramente, io devo dire che è in piena linea e in pieno stile di questo brand e quindi lo apprezzo molto. L'unica pecca ecco, è che questa guaina rimane comunque eh, incollata, non so se si può staccare, ma io ho paura di rovinare... La vernice di questa splendida boccetta abbiamo qui di fianco anche il, il nome, quindi l'etichetta del profumo che riprende comunque la boccetta di tutta la collezione Unum e il tappo, in questa volta eh, decorato in argento è di legno passiamo alla parte più succosa però del video ovvero a quello che è il profumo profumo comunque davvero eh, probabilmente io lo considero uno di quelli più buoni per cominciare a esplorare il fantastico mondo di quest'artista eh, io sono un amante ve l'ho detto di questo brand quindi ve lo dico dal profondo del cuore questa fragranza a me in particolare crea nella mia mente una serie di emozioni molto contrastanti e non è il fatto di voler farmi assoggettare troppo dal, diciamo, dal significato del profumo e da quello che ho letto, ma comunque proprio il mix di note che è all'interno mi rievoca delle emozioni molto contrastanti tra di loro. Andiamo a vedere un po' lo spruzzo, lo spray di questo profumo, comunque molto valido dal mio punto di vista, vediamo un po'. Il mix di note che noi andiamo ad avvertire dopo i primi spruzzi sicuramente è un mix davvero intrigante e molto conturbante. Infatti parlare di note olfattive, anche di piramide olfattiva in questo caso è molto superficiale e ve lo dico, prendete comunque la piramide olfattiva con le pinze come in tutte quante le fragranze e eh, mi raccomando. Comunque vi posso dire che in apertura si avvertono molto queste note fresche, note che vengono definite comunque agrumate sia sul sito di Sorcinelli e sia su Fragrantica. Queste note però agrumate sono molto scure, molto profonde, non è un agrumato luminoso, non è un agrumato diciamo effervescente, è un agrumato molto più serio, molto più scuro e molto più profondo. Probabilmente queste note vengono scurite molto dalla nota del cardamomo, quindi una nota molto speziata in questo profumo, che si avverte secondo me davvero tanto e c'è anche un leggero senso, eh, io diciamo lo definisco quasi di plasticoso, ma è un aggettivo da prendere con le pinze, una, una profondità, un'oscurità eh, molto coinvolgente, questo profumo me la fa avvertire, una profondità che viene data anche dalle note marine, note marine però che non sono eh, diciamo salate, ma più che altro vanno a dare un po' di ariosità, un po' di mistero e anche un pochino di ehm, note ozonate piuttosto, quindi non è un marino questo profumo assolutamente ci sono delle note eh, anche leggermente floreali troviamo il mughetto e soprattutto nel cuore troviamo il vero cuore pulsante di questo profumo chiaramente che io avverto molto in note eh, scure profonde legnose e speziate ma troviamo anche una rosa molto dark molto eh, diciamo molto gotica uno stile che è in pieno Filippo Sorcinelli e poi troviamo il meraviglioso iris che in questo profumo però è l'iris uno degli iris più scuri più gotici più dark che io abbia mai sentito siccome la nota dell'iris è anche una delle mie note preferite questo profumo mi ha subito colpito quindi non potevo non parlarvene sicuramente ci sono queste note profonde e floreali ma un floreale molto scuro molto diciamo buio quasi a voler rappresentare l'emozione stessa della paura le note di fondo di questo profumo sono note ambrate, muschiate dolci di fava tonca che chiaramente a lungo andare addolciscono un pochino la fragranza che comunque riesce ad essere sempre molto molto presente sulla pelle parliamo almeno su di me di circa 8 ore e più di persistenza con un silage abbastanza importante soprattutto nelle prime ore dopo la vaporizzazione ma come ogni profumo di Sorcinelli tende a non essere mai invadente ma comunque sempre ben presente lo considero uno di quei profumi dal quale partire per andare a scoprire il mondo di questo brand e il suo modo di concepire le fragranze fragranza secondo me davvero fatta in maniera eccezionale un profumo che ti riesce almeno a me personalmente riesce ad evocare delle sensazioni delle emozioni molto contrastanti e riesce però anche a farsi apprezzare perché ogni volta che le si indossa riusciamo ad apprezzare magari quella piccola sfaccettatura che nell'indosso precedente ci era sfuggita Il, la boccetta eccola qui ve l'ho già fatta vedere rimane questa guaina sicuramente di impatto molto particolare fuori dai soliti schemi e dai canoni della profumeria, ma probabilmente anche il voler uscire dai soliti canoni fa parte di questo brand. Allora ragazzi, vi posso dire una cosa, questo profumo io lo vedo benissimo indosso sia ad un uomo e sia ad una donna, perché riesce ad essere perfettamente unisex è una fragranza che al di là del lato meravigliosamente artistico della composizione e al di là del suo significato riesce però ad essere in grado di essere utilizzata appunto in più occasioni anche in ambito magari lavorativo per l'ufficio oppure quando vogliamo avere uno di quei profumi da uscita importante per distinguerci chiaramente è una fragranza molto particolare quindi io come sempre vi invito ad andarla a provare in profumeria o comunque di reperire dei campioncini perché l'obiettivo delle mie recensioni o comunque dei miei video in generale è e sarà sempre quello di portarvi in profumeria e di andare a provare le fragranze in qualche modo sicuramente non quella di vendervi un prodotto perché io ci tengo particolarmente al fatto che tutte quante le persone vadano a provare le fragranze in qualche modo tramite campione tramite profumeria insomma in qualche modo tanto ormai i modi ci sono di provare le fragranze io ragazzi vi ringrazio davvero di cuore se siete riusciti a restare fino alla fine di questo video, soprattutto ringrazio tutte quante le persone che si stanno unendo al mio canale, mi raccomando se non siete ancora iscritti seguitemi, iscrivetevi perché sarà ed è sempre gratuito. Io vi ringrazio ancora e ci rivediamo al prossimo video, spero il più presto possibile.